tema che abbiamo posto a questi ragazzi sul quale lavorare era un tema non semplice, perché abbiamo chiesto loro di rappresentare gli stereotipi di genere visti dal loro punto di vista. Tema non semplice perché la società di oggi è piena di stereotipi, molti dei quali facilmente identificabili, ma molti altri più subdoli. È importante la visione dei ragazzi di adesso ed è importante capire come adesso questi fenomeni vengono vissuti. Il valore di questo progetto è il contatto e quindi l'ascolto di una platea diversa dalla solita, quindi queste ragazze e questi ragazzi che hanno rappresentato per noi una grande ricchezza, oltre che, non temo a dirlo, anche una bella emozione. Le conquiste e i diritti abbiamo imparato purtroppo che non sono per sempre, quindi vanno difesi e vanno coltivati. Nel corso del tempo i linguaggi, le modalità sono cambiate, però le discriminazioni nei confronti delle donne continuano a rimanere. È un progetto che ha messo in contatto quindi i ragazzi con un mondo reale, quello del sindacato, che loro peraltro conoscevano molto poco, su un tema scottante che è quello dell'acquisizione dei diritti in vista dell'uguaglianza effettiva da parte delle donne. Io all'inizio ho riscontrato un po' di difficoltà perché il tema era molto vasto e avevo paura di andare a ricadere in qualcosa che fosse banale e quindi bisognava cercare una nuova idea di qualcosa che non fosse già stato fatto, e quindi all'inizio è stato difficile, però poi interessante anche andare ad indagare su internet alcuni fenomeni per trovare nuove idee. È stato un onore lavorare per questo progetto estremamente formativo, perché mi ha fatto ragionare sul quanto sia facile cadere in stereotipi e quanto sia importante pensare prima di parlare. È stato molto bello soprattutto vedere come ogni, diciamo, testa pensa in modo diverso e quindi scoprire un po' come i pensieri di tutti i nostri compagni di classe. Quella secondo me è stata la parte più curiosa del progetto. La parte più bella di questo percorso è stata il metterci in contatto gli uni con gli altri, tutti insieme, e scambiandosi opinioni tutte diverse tra di loro, e ci ha fatto maturare molto come classe, ma come persone in primo luogo. È un tema che ha interessato molto i ragazzi, devo dire soprattutto le ragazze. Questo tema è un tema molto navigato nell'arte e soprattutto nella comunicazione, quindi trovare un'idea originale mai vista prima è stato un bel percorso di sfida. Secondo me è stato molto interessante vedere come la classe si è approcciata all'argomento, soprattutto alla componente maschile. E personalmente a me ha suscitato una riflessione del tipo come un piccolo testo in realtà, a volte commesso anche involontariamente, possa andare a ledere quella che è poi la libertà e l'identità di una persona. È stato particolarmente stimolante lavorare in gruppo con la classe, parlare tra di noi, confrontarci su ognuno di noi quale tema volesse approfondire più specificatamente. È stato un progetto che ha permesso loro di fare un approfondimento su quello che possono essere le loro condizioni di vita attuali e future. Però lavorarci per questi 3 o 4 mesi mi ha fatto aprire anche un po' gli occhi riguardo anche delle violenze anche psicologiche che io non ci avevo mai dato parecchia importanza. I ragazzi si sono appassionati a questo tema perché vivono in prima persona alcune cose, soprattutto le ragazze, però anche i ragazzi hanno riflettuto come grafici soprattutto sulla responsabilità che avranno quando usciranno da questa scuola e faranno questo lavoro, avranno quando dovranno utilizzare l'immagine femminile nei loro manifesti, nel loro lavoro e nella comunicazione. Credo che la parità sia, diciamo, un punto essenziale per garantire l'uguaglianza e la dignità di tutti. Ho dovuto renderlo piuttosto preciso, sia le parole e anche la punta dei capelli. Ho proposto l'immagine della Sara, che ha testa alta e che guarda avanti verso il futuro, quindi riesce ad affrontare un problema appunto a testa alta. Lo slogan
Posso volare anche senza un uomo? Non vedo perché ci sia motivo di fare stereotipi, soprattutto su come uno si veste e su come uno si esprime. Uguaglianza, e quindi ho scelto di usare il simbolo matematico dell'uguale. È il viola perché è il simbolo del colore dei lividi. Lo slogan è I am, ovvero io sono. Sono partito dalla parola unione, in quanto secondo me è una parola fondamentale nella nostra quotidianità. Chi non ha libertà di movimento è completamente schiacciata. Questo perché la società vede appunto i bambini fino ai 4, 5, 6 anni sia maschi che femmine in modo uguale. Io ho scelto di rappresentare delle donne lavoratrici che lavorano per questi lavori che sono considerati per soli uomini. Sono partita volendo appunto trattare la vendita delle donne del corpo femminile. Ho fatto ricorso a uno stile un po' pop, la pop art, che andava molto di moda negli anni 70, 60, 80. Però questo poster è, che sarebbe di propaganda del regime, è invece imbrattato da un segno rosa, un segno di rivolta. Continuare a rappresentare sempre la donna come vittima può conferire comunque all'uomo il potere di renderla tale. Ho deciso di utilizzare la fotografia per i tre personaggi, che sono tre mie compagne di classe. La donna solo dà un pezzo dell'uomo, quindi lei senza di lui non potrebbe esistere, questa è un po' una credenza popolare. Mi sono basata sul concetto del possesso. Il mio manifesto punta a automigliorarsi senza però colpevolizzare o vittimizzare nessuno. In modo che piano piano scomparissero le strisce del codice e la donna si potesse liberare da questa, diciamo, gabbia schema del codice a barre. Mentre lo slogan posto in alto nel manifesto non sai cosa si prova, vuol dire non si sa, le persone non sanno cosa si provi a sentirsi dire ogni giorno parole di questo tipo. Mi sono ispirato appunto per quanto riguarda il percorso a Google Maps. Appunto risolve il manifesto finendo nello slogan "La parità delle donne è la via d'uscita". Ho voluto evidenziarla sia con il colore sia con la forma questa forma che agisce su di essa come una sorta di riflettore. Tre fasi della vita della donna, quindi l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta. Ho utilizzato lo stile pop art in quanto è sempre stato considerato un movimento di forte impatto e di forte determinatezza. Riempito con degli stereotipi e poi in rosso con delle correzioni. Libera di scegliere, ho voluto enfatizzare il fatto che una donna deve sentirsi libera di scegliere ciò che più le piace. Sostanzialmente ho intervistato le ragazze in classe da me e anche alcuni ragazzi per capire quali sono gli stereotipi di genere. A livello di diritti e ruoli nella società possono avere la stessa importanza e lo stesso peso. La donna, come infatti dice il mio slogan, cioè fuori dai pregiudizi, vuole uscire da questi pregiudizi che le intrappolano. È fragile moglie, madre e modella, ossia ciò che secondo me la società si aspetta che la donna sia. Sono partito dal classico ruolo della donna, che ormai è relegata adesso da centinaia di anni, ovvero quello di accudire la famiglia. Ho utilizzato vecchi proverbi, alterandoli, poiché essi sono principalmente basati più che sulla veridicità delle loro affermazioni, sull'assonanza tra le parole. Io per la mia campagna ho pensato alle donne che hanno fatto grande la storia. Un manifesto in cui apparisse lo slogan "eguagliare per includere". Donna che in quanto tale non può compiere una determinata azione. Un'identità che non è solo quella individuale, ma anche e soprattutto quella collettiva. Mi viene in mente il concetto di cittadinanza. In primo piano si vede appunto una donna che magari può rappresentare i classici standard, cioè la realizzazione in primo piano di un soggetto che riflettesse in realtà la scena che voleva rappresentare veramente. È stata una bella esperienza anche per noi, perché vedendo i loro lavori abbiamo acquisito nuove consapevolezze anche noi, consapevolezze e punti di vista che non avevamo. Come pensionati però abbiamo a cuore l'interesse generale e guardiamo sempre oltre quello che è il nostro orizzonte temporale individuale.